Allora, iniziamo col corpo. Il corpo è inteso questo, non i due bandoni laterali, ma questo, quello che c'è sotto al sedile. Allora, per iniziare il corpo facciamo 25 catenelle. Dunque, iniziamo, partiamo il lavoro, 25 catenelle. Allora, dopo aver fatto le 25 catenelle, noi lavoriamo 25 maglie basse, dunque andiamo avanti e indietro con il lavoro e dalla seconda alla nona riga lavoreremo 25 maglie basse ad andare e a tornare. E ogni fine o inizio di giro facciamo una catenella, cioè per voltare facciamo una catenella, dunque 25 maglie basse, una catenella. E voltiamo il lavoro. Questo facciamo per dalla seconda alla nona riga. Ecco, vedete, questo è il primo giro di 25 maglie. Adesso faccio una catenella, giro il lavoro e faccio altre 25 maglie. Allora, ricordatevi, l'ho già detto negli altri miei tutorial, però visto che sono da 2 a 9 righe, sono diverse righe, vi conviene su un fogliettino di carta scriverlo così non vi dimenticate a che punto siete. Ecco, il lavoro è così. Allora, adesso facciamo una catenella e lavoriamo 21 maglie basse. 20 e 21 maglie basse. Adesso facciamo 2 diminuzioni. Allora, la diminuzione vi avevo detto, o prendete la parte davanti del filo, vedete così, prima uno e poi l'altro, e poi fate un'unica maglia bassa, così, oppure potete anche prendere completamente la maglia bassa, entrare nella maglia bassa, tirare fuori il filo, entrare di nuovo nella maglia bassa davanti, tirare fuori il filo e poi chiuderle tutte insieme. Sono 2 modi per fare le 2 iniziali che vanno bene tutte e 2. Come vi trovate meglio? Allora, all'undicesimo giro, allora giriamo il lavoro, facciamo la nostra catenella e poi faremo 20 maglie basse. 1, 20 maglie basse. Poi facciamo una diminuzione. Io faccio che le inserisco completamente nella maglia perché nel fare la diminuzione sul tondo preferisco l'altro modo. Invece in questo caso qua preferisco inserire tutto e fare e chiudere la maglia insieme. E poi una maglia bassa nell'ultima maglia bassa che vi trovate. Ecco, il dodicesimo giro, giriamo, la catenella non la faccio, ma saltiamo la prima maglia che ci troviamo e lavoriamo nella seconda una diminuzione. Dunque faremo, entriamo dentro nella seconda maglia, tiriamo fuori il filo, entriamo dentro nella terza, tiriamo fuori il filo e facciamo una maglia bassa. Dopodiché facciamo 19 maglie basse. 1. 18 e 19 maglie basse. Facciamo una catenella, giriamo il lavoro e qui faremo 18 maglie basse. Ecco, e 18. Nelle 2 maglie basse che abbiamo facciamo una diminuzione. Dunque, dentro alla prima tiriamo fuori il filo, dentro alla seconda tiriamo fuori il filo e chiudiamo in un'unica maglia bassa. Vedete che sta facendo un po' la curva. Il 14° giro. Allora, giriamo il lavoro. Non facciamo la catenella. Saltiamo una maglia bassa. Dunque, la prima maglia bassa la saltiamo e lavoriamo 18 maglie basse. Una, ecco, 17 e 18. Ecco, questo è come dovrebbe venirvi il lavoro. Allora, adesso faremo dal 15° al 18° giro, faremo tutti intorno a girare dei punti bassi. Dunque, da qui proseguite su questo lato, poi andate sotto
poi girate fino a qua, dal quindicesimo al diciottesimo giro. Finito i vostri giri, tutti a girare, vedete, questo è il risultato. Vi viene, vedete, i giri, vi chiude un pochino, ecco che inizia la bombatura. Di questi pezzi ne dovete fare due. Poi, quando sono stati fatti due, vanno cucito uno di fronte all'altro e riempito. In pratica sarebbero questi due pezzi sotto al sedile. Allora, quando ne avete fatti due di questi, allora nell'ultimo tenete il filo lungo e poi dopo l'andrete a cucire nell'altro. State attenti che qui c'è una curva, ecco, vedete, questa è una curva maggiore, ecco, cercate di metterli giusti, perché non sono proprio uguali. Ecco, quando avete guardato bene quali sono le due parti, le sormontate e poi dopo li cucite insieme. Li cucite insieme tutto a girare e poi dopo, prima di chiudere il tutto, li riempite. Ecco, vedete, viene così cucita in questa maniera, poi dopo va riempita a piacimento e poi si finisce di cucire. Ecco, questo è il pezzo finito. Adesso faremo questi laterali. Ecco, iniziamo il lavoro e poi lavoriamo 17 catenelle. Allora, facciamo una catenella e nella seconda catenella, a partire dall'uncinetto, andiamo a lavorare 17 maglie basse. Facciamo 17 maglie basse, poi una catenella e giriamo il lavoro e lo facciamo dal secondo al quinto giro, dunque 2, 3, 4, 5, 4 giri di 17 maglie basse. Ogni volta che giriamo ci ricordiamo di fare una catenella. Ecco il lavoro così. Adesso facciamo la sesta riga. Allora, innanzitutto facciamo una catenella, giriamo il lavoro e facciamo 12 maglie basse. Facciamo due diminuzioni, dunque entriamo nella prima, tiriamo fuori, seconda, tiriamo fuori e chiudiamo insieme. Una, tiriamo fuori, due, tiriamo fuori, due diminuzioni e una maglia bassa. Non facciamo la catenella, giriamo il lavoro, saltiamo la prima maglia bassa e lavoriamo 13 maglie basse. Facciamo una catenella, giriamo il lavoro e nell'ottava riga faremo 11 maglie basse. E nelle ultime due maglie facciamo una diminuzione. Dalla nona alla decima riga, diciamo che così il pezzo è finito, dalla nona alla decima riga, dunque facciamo due giri di maglie basse tutti intorno al pezzo, come abbiamo fatto per l'altro. Ecco, di questi pezzi ne fate due e poi vanno messi, cuciti. Guardate anche qua, come metterli. Ad esempio qua c'è una parte più piegata che io la metterei sul dietro. Anche qua vedete la forma, questa adesso non so se si vede bene, questa è un po' più arrotondata, io farei il davanti. Dunque io dopo li mettiamo in questa maniera, usate delle spille, posizionateli, usate degli spillini come per posizionarli, poi dopo poi cucite e andate a riempire. Uno lo mettete di qua e l'altro lo mettete sull'altro lato. Ecco, vedete, io ho posizionato, ci ho messo degli spillini e poi dopo, se pensate che sia giusto posizionato bene, guardate un po' il tutto, se sia che deve essere una parte uguale all'altra, adesso più o meno. Io ci ho messo degli spillini e adesso vado a cucire. Ecco, questo è il pezzo finito. Dopo qua sopra ci andrà il sedile, poi dopo tutte le rifiniture. Intanto la parte del corpo l'abbiamo fatta. Io non li ho imbottite tantissimo,
i bandoni qua, perché altrimenti dopo diventava molto cicciona. E adesso partiamo con la parte davanti. La parte davanti sarebbe questa parte qua. Faremo proprio questo pezzo. Ecco, iniziamo il lavoro, facciamo 30 catenelle. Allora, facciamo una catenella in più per fare, poi andiamo a lavorare la prima maglia bassa nella seconda catenella dall'uncinetto e poi faremo 30 maglie basse. Poi proseguiamo sul sotto del lavoro e andiamo a fare altre 30 maglie basse. In totale sono 60. Allora, intanto ne facciamo 30 qua e 30. Ecco le 30 maglie basse. Adesso noi proseguiamo il nostro giro senza girare il lavoro, ma andando a lavorare al di sotto. In pratica giriamo intorno alle nostre catenelle. Non facciamo nessun punto in più. Di conseguenza, nella prima catenella che è stata fatta vicino al punto di partenza, facciamo una maglia bassa e così fino ad arrivare in fondo. Di conseguenza dovrebbero essere altre 30 maglie basse. In pratica, vedete, stiamo girando intorno. Ecco, vedete, diventa così lavorato avanti e dietro. Allora, questo è il secondo giro. Noi facciamo la stessa lavorazione, sempre di 60 maglie in pratica in totale, fino al settimo giro. Dunque, il secondo è questo. Terzo, quarto, quinto, sesto, settimo, abbiamo 5 giri da fare in questa maniera, andando a girare. Ecco, vedete come viene così. Poi verrebbe chiuso a metà, in questa maniera. Poi ne dovete fare due. Vedete? Anche questo chiuso a metà. E poi dopo vanno cucite in questa maniera. Infatti, nella descrizione che ho preso, mi sembra che è spagnola, così non si capiva molto bene, ci ho messo tanto tempo a capirlo. E vedete, in pratica la riga di cucitura è questa, dunque viene fatta una parte qua e l'altra parte di qua. Ecco, una pecca che adesso bisogna trovare il modo, loro dicono di inserire dentro il cartone, fare un cartoncino. Prendere le misure, fare un cartoncino per inserirlo. Però questo è il difetto che fa questa la moto, perché la Vespa, perché la ruota pesa di più. O uno deve prendere un cartoncino, vedete? O uno prende, e poi che qui all'interno, qua sotto, io ho inserito degli stuzzicadenti perché altrimenti cadeva anche il pezzo qua dove si mettono i piedi, e io invece ci ho inserito degli stuzzicadenti. In questa maniera, vedete, sta dritto. Però ecco, c'ha questo gioco sul davanti e non è per niente bello. Dunque, io adesso vedrò come fare. O si mette un cartone più rigido, io si vede che ho usato un cartone troppo leggero, oppure pensavo anche di mettere del fil di ferro qua sul bordo. Potrebbe essere anche un'idea per mantenere, perché deve mantenersi, cioè appoggiata a qualcosa, va tutto bene. Quando invece l'andiamo a tirare su, ecco, fa questo gioco che non mi piace molto. Allora, intanto pensiamo a fare l'ultimo giro, perché questo non è finito. Dobbiamo fare l'ultimo giro, che faremo un altro giro a metà. Di conseguenza, abbiamo detto che erano 60, proseguiamo e facciamo altri 30 punti. E poi ci fermiamo. E di questi pezzi, come solito, ne dobbiamo fare due.